con il Quick Lab di EmDaemon. Oggi parliamo di EmDaemon e il performance monitor di Windows. Partiamo dalla parola monitoraggio. Facciamo un ripasso, diciamo, cose magari già dette in passato, di cosa conviene monitorare per assicurarsi, diciamo, che un EmDaemon stia funzionando correttamente. Questo sono, l'impegno delle risorse. Quindi l'utilizzo della CPU, quanta RAM si mangiano i processi di EmDaemon. E recentemente, diciamo, ci sono stati dei casi di uso eccessivo della CPU. Alcune volte RAM bachi, alcune volte no. Qui, diciamo, un'occhiata va sempre data. EmDaemon, ricordiamo che l'applicazione è basata interamente su file, quindi la velocità del disco, diciamo, è un fattore determinante, critico, per cui anche questo, diciamo, è opportuno averlo sott'occhio. È un'applicazione che deve mandare, fondamentalmente deve inviare e ricevere mail, per cui è opportuno che i servizi SMTP, POP, IMAP, ActiveSync, possiamo allungare la lista, diciamo HTTP, siano sempre attivi. Il MINGER è il servizio di validazione degli utenti di EmDaemon, che può essere utilizzato da anche da altre applicazioni, diciamo, viene utilizzato quando si lavorano con i gateway di EmDaemon o con security gateway di EmDaemon o quando si usa il domain sharing. E i processi, diciamo, è opportuno verificare che tutti i processi siano in esecuzione. Qui vediamo, sono quelli principali, quelli che, diciamo, dovrebbero essere sempre in esecuzione, a parte la web admin, che, diciamo, potrebbe essere anche spenta se uno non la usa, non succede niente, se non usi l'amministrazione remota. È fondamentale lo spazio disco, essendo tutta un'applicazione basata su file. Diciamo, se si esaurisce lo spazio disco è pericoloso innanzitutto perché non salva, smette di funzionare, non salva dati, ma perché potrebbe crearsi inconsistenza in alcuni dati che magari vengono salvati a metà o si interrompe la scrittura mentre la stava facendo. È successo anche recentemente, diciamo, che qualcuno si è saturato il disco. Dopo averlo allargato, comunque EmDaemon ha cominciato a fare cose, avere comportamenti strani. E, diciamo, succede se qualche file rimane corrotto, rimane salvato a metà, possono cominciare comportamenti strani che sono anche difficili da individuare, debuggare. Quindi sarebbe opportuno, diciamo, stabilire una soglia, so, 5-10 giga, in tutte le cartelle che vengono usate da EmDaemon, diciamo, l'installazione si può splittare su più dischi, diciamo, si può installare tutto su disco C e poi diciamo, spostare la cartella utenti da un'altra parte, i log da un'altra parte. Diciamo, tutti i dischi che hanno qualcosa di EmDaemon dentro, soprattutto dati, diciamo, andrebbero monitorati e con una soglia al di sotto della quale non bisogna andare o scattano allarmi. Quali sono i dati che derivano? Avevamo fatto un webinar, avevamo fatto un Quick Lab sulla cancellazione che riportava, diciamo, elencava quali erano le cartelle che derivano nel tempo perché, diciamo, crescono i dati. Qualcuno al tempo di quel webinar aveva suggerito anche la cartella dump, ricordo, che effettivamente, diciamo, può contenere dei dump autogenerati da EmDaemon, quindi anche quella deriva. Quindi sono una serie di cartelle che nel tempo derivano e che possono andare a saturare il disco. Servizi aggiuntivi, diciamo, l'antivirus deve essere sempre efficiente. Perché sia sempre efficiente è importante che si aggiorni periodicamente, diciamo, il ClamAV si aggiorna non frequentemente all'interno di un giorno, dovrebbe essere allineato col ritardo di un giorno, al massimo 1 o 2 giorni, mentre il Siren, il secondo motore di EmDaemon che si ha con l'EmDaemon antivirus, se è licenziato, diciamo quello si aggiorna più volte al giorno.
Per verificare se sono aggiornati senza andare a vedere l'interfaccia, qui bisognerebbe passare il file di log e verificare, diciamo, se gli aggiornamenti sono recenti e se non ci sono errori. Un po' complicato da gestire. L'esistenza di nuove versioni di MDaemon, diciamo, può essere utile per capire se ci sono nuove versioni di bugfix o no, nuove versioni principali. Questa è, diciamo, una carrellata veloce delle cose che si possono tenere d'occhio per garantire che MDaemon stia funzionando correttamente. Queste cose, diciamo, le puoi verificare direttamente ad occhio se passi dalle parti del server MDaemon, apri, diciamo, entri sulla macchina, lanci la GUI o l'amministrazione remota, se preferisci, e rovisti un po' in giro sulla macchina. Però, diciamo, può essere anche automatizzato tramite gli RMM, per esempio. Molti di questi controlli, diciamo, si possono fare quelli dei processi, quelli dei servizi che rispondano. Anche, diciamo, il monitoraggio dell'aggiornamento antivirus è più complicato fare, probabilmente bisogna fare uno script che parsa il file per verificare questa cosa. Comunque, diciamo, un RMM può sostituire l'uomo con più costanza nel tenere d'occhio l'applicazione. Diciamo, ogni tanto però un occhio umano non fa male, Dalio, perché a volte vede cose che l'RMM non vede perché non è stato istruito a farlo. Altre tipologie di dati invece che possono essere utili sono dati di tipo statistico che in MDaemon sono a disposizione, per esempio, con i report. I report sono, vabbè, nella GUI diciamo ci sono dei numeri qua, però diciamo è più facile leggerli attraverso l'amministrazione remota che mette a disposizione, se funziona. Nella sezione report, entrando con un utente che è un global administrator, diciamo qui ho una serie di dati statistici che, per esempio, mi fa vedere l'andamento delle sessioni, e questo, diciamo, potrebbe essere utile magari confrontare il dato medio, i picchi, con le configurazioni con i limiti delle sessioni in MDaemon per verificare che, diciamo, sono al di sotto dei limiti. Limite diciamo, di questi grafici, magari, è la granularità di questi dati. Vedete, sono per ore. Questo webinar, diciamo, mi è venuto in mente lo spunto, me l'ha dato un paio di richieste della settimana scorsa di alcuni clienti che avevano dei problemi a inviare verso 365, mi sembra. No, uno verso 365, l'altro verso Aruba, e la controparte mandavano un po' di mail contemporanee, e la controparte a un certo punto rifiutava i messaggi dicendo c'erano troppe sessioni contemporanee. Quindi l'idea, questa cosa qui mi ha fatto venire in mente di riesumare, diciamo, il performance monitor di MDaemon, che è uno strumento che, diciamo, MDaemon ha introdotto dalla versione 13.5, quindi un sacco di tempo, che devo dire onestamente o non è stato molto usato dalla gente o diciamo nessuno me l'ha mai segnalato che lo sta usando, per cui non ho mai avuto grosse richieste su queste. Però diciamo analizzando quelle richieste, diciamo guardando i log, è difficile poter dire in una certa fascia oraria quante sessioni contemporanee ci sono. Se sei sul GUI di MDaemon, in quel momento puoi guardare nel log delle sessioni, tutte le sessioni, o caso hai problemi di invio, nelle sessioni SMTP di uscita. Adesso questo è un server di test, non ha traffico. Vedere quante ce ne sono in contemporanea aperte. Però se devi fare un'analisi a posteriori o diciamo
non hai modo di stare lì a seguirlo in diretta, diciamo, servirebbe un altro strumento. I report, diciamo, non ti permettono di avere una granularità così dettagliata. E diciamo sono per ore, per cui non, se devi vedere cosa succede nell'arco di 5 minuti non puoi farlo. Ecco che diciamo, allora, diciamo, questa cosa qui mi ha dato spunto, l'idea diceva, magari usando il performance monitor si riesce ad avere un dato statistico di cosa succede, magari durante l'invio di una campagna che ha molti indirizzi verso 365, Hotmail, o comunque server che potrebbero rifiutare i messaggi, diciamo, perché è troppo occupato. La cosa strana era che di solito quando ricevi un server too busy, quindi un errore 4, 5, 1 o qualcosa del genere, quindi un errore temporaneo, invece in uno di quei due casi riceveva proprio un 5 secco, un errore della classe 5, quindi poi quei messaggi non uscivano. Quindi vale la pena, diciamo, approfondire il discorso. Ecco, diciamo, perché ho tirato fuori questo argomento. Andavo a usare uno strumento che in realtà neanche io non avevo mai usato in passato. Allora, andiamo a vedere il performance monitor, che innanzutto, vabbè, il dubbio era, prima ho proposto l'argomento, poi sono andato a verificare ieri, ma esiste ancora, esisterà ancora il performance monitor sui sistemi operativi recenti, ed esisteranno ancora i contatori di MDEMO e funzioneranno ancora. Diciamo, l'ho fatto ieri e mi sembra che per fortuna le risposte siano positive. Allora, diciamo, il performance monitor che qui ho già aperto, l'ho aperto dal pannello di controllo, lo vorrei aprire dalla linea di comando con il comando perfmon. E vediamo quali sono i contatori che mette a disposizione per MDEMO. Allora, nella 13.5 di MDEMO era stato aggiunte questi contatori che vanno sotto la voce MDEMO. Vediamo cosa c'è. Allora, ci sono quelli che interessavano a me, diciamo, i contatori sulle sessioni, sulle varie tipologie di sessione. I report, per esempio, non riportano le sessioni IMAP, l'andamento delle sessioni IMAP, mentre da qui potrei estrapolarlo, di work client, eccetera. Poi, diciamo, ci sono contatori sulle licenze, DNS, blacklist, antivirus, dynamic screening, magari potrebbe avere un senso per vedere, avere un dato statistico su quanto traffico proveniente dall'esterno viene bloccato. O anche, diciamo, potrebbe servire quando anche le sessioni SMTP in ingresso per capire se sono, diciamo, se sono sotto un attacco denial of service. C'è l'uptime di MDEMO per vedere se, diciamo, vedere se funziona con continuità oppure dei momenti in cui ha dei problemi. E vabbè, c'è un po' di roba, diciamo, uno può, se ha un'esigenza particolare di monitorare qualcosa con un dettaglio temporale con una certa frequenza, diciamo, può cercare qui dentro per se trova qualcosa che fa il caso suo. Allora, ieri avevo fatto una prova, per cui cosa ho fatto? Sono andato per avere, diciamo, un file salvato con i dati che poi posso aprire a posteriori. Diciamo che qui posso vedere le cose in real time, ma se no posso anche registrarle per l'arco della giornata e poi vederle a posteriori. Si fa un nuovo set di dati. User defined, non sono già dimenticato. Nuovo data collector set. Chiamiamo test. Da un nome.
Template, facciamo il default. Ah, forse ho sbagliato. System diagnosis, system performance. No, forse non volevo usare il template. Facciamo manualmente. Scegliamo tutto a mano. Next. Allora, contatori di performance. Aggiungiamo i contatori che ci interessano. Per esempio, nel mio caso ero interessato a vedere le sessioni SMTP contemporanee in uscita. Sto avanti. Aggiungiamo, vabbè, anche sessioni IMAP. SMTP in, per avere qualche riga, qualcosa che si muove. Seleziono il risposto di qua. Intervallo di campionamento, posso deciderlo in secondi, lasciamo 15, mettiamo 5. Next, cos'altro ci chiede? Dove salvare? Fine. Mettiamolo. Vediamo. Ce lo metto qua così, una delle cartelle monitorante per la deriva, se poi mi dimentico di questa cosa. Mi va a saturare il disco. Ok, adesso è fermo, diciamo, lo avvio e lui, diciamo, comincia a campionare i dati. Adesso non ce ne sono perché questo, vediamo qua, è di test, per cui di traffico ne avrà poco. Provochiamo qualcosa. Allora, con la macchina. Vediamo se si muove qualcosa, se registra qualcosa. Diciamo, lascio già lì per il periodo che mi interessa, o tutto il giorno, se voglio una cosa giornaliera. Dopodiché lo fermo. E a questo punto, diciamo, nella sezione report si può andare a aprire a vedere cosa c'è dentro. 12, c'era già un test, viva la fantasia dei nomi. E qui si vede, attenzione al fattore di scala, qui sembrerebbero 20 sessioni, in realtà c'è un fattore 10, quindi sono due sessioni SMTP inattive, diciamo più o meno dovrebbe essere coerente con i dati che si vedono da qua nello stesso intervallo. Vai di qua. SMTP uscita, in realtà non è uscito niente perché ho la coda congelata, quindi sono fermi qua. Quindi è giusto, il dato è giusto.
Niente, diciamo, questo diciamo fatto per esempio nel caso della che avevo aperto corso ancora per ancora finire il debug. Diciamo, la settimana scorsa si potrebbe, quando parte la campagna che manda le mail, in cui tanti indirizzi diciamo sono destinati verso lo stesso host, si potrebbe monitorare, vedere il traffico in uscita e avere un dettaglio maggiore per vedere quante sono effettivamente le sessioni contemporanee in uscita e capire se, diciamo, i limiti che sono imposti in postazioni server, sessioni, vanno bene o vanno ritoccati. Questi due casi, diciamo, li avevamo suggeriti di ritoccarli al ribasso, diciamo, quindi ridurre il parallelismo delle sessioni. Ok, questo era quello che volevo far vedere. Diciamo, onestamente, è uno strumento che non è mai, diciamo, non è stato molto utilizzato in passato. Potrebbe tornare utile in casi particolari. Tra di noi è presente Emilio, che sono sicuro che l'avrà provato. Non avevo dubbi. Ci scrive: su alcuni eventi sono riuscito a sfruttare script via PowerShell che filtrano e conteggiano l'evento cercato generando dei CSV scaricabili a cui si possono poi aggiungere grafici. Ovviamente è molto pesante. Sì, diciamo, chissà, programmare, diciamo, può fare cose turche, può fare di tutto. Però, diciamo, la programmazione richiede, vai, che lo sai fare, tempo, per, diciamo, scrivere lo script, farlo funzionare bene. E mentre il performance monitor, se ti può offrire quello che ti serve, diciamo, è un po' più facile da mettere in piedi, quindi devi solo cliccare e scegliere, non devi scrivere codice. Quindi, e chi non ha un, diciamo, magari chi non ha un RMM, diciamo, può usarlo per sostituendosi, diciamo, agli script del RMM. Sempre Emilio ci scrive: script su log può valere la pena per ricerche molto precise. Confermo, diciamo, ricordo gli script che hai fatto per passare i log del Dynamic Screening, che permettevano di tirare fuori molte informazioni. È vero, diciamo. Nei log, diciamo, c'è tutto. Solitamente è tutto, diciamo, ci sono tante informazioni, per cui solitamente, diciamo, scorrendo, trovi il problema, trovi, riesci a capire cosa è successo. Sono un po' difficili da gestire quando ti servono dei dati aggregati, per cui, diciamo, per esempio, quando serve sapere quante erano le sessioni contemporanee tra mezzogiorno e mezza, allora se guardi il log all non ci capisci niente, non riesci a tirarlo fuori. Dovresti aggregare i dati dei vari log e poi metterli insieme. Ok, non ci sono altre domande, quindi diciamo, possiamo chiudere qua. Io vi ringrazio per aver seguito questo Quick Lab e buon weekend e alla prossima.